Un saluto cari amici di Extreme Hardware, benvenuti in un altro video della rubrica Disassembly. In questo video andremo a smontare completamente un Asus TOR AS5004T. Nella descrizione del video potete trovare l'unboxing di questo prodotto e il link alla recensione completa dello stesso. Vi ricordo che questa procedura invalida completamente la garanzia del prodotto, quindi vi sconsiglio di smontare il vostro Asus TOR in caso fosse ancora in garanzia, mentre se volete provarci nel caso non fosse più in garanzia, i rischi sono i vostri, quindi non ci assumiamo assolutamente la responsabilità di eventuali danni al vostro prodotto. Detto questo, vi lascio la seconda parte del video. Lasciate un commento qui sotto a questo video e diteci un po' cosa pensate anche di questo prodotto, se volete, eccetera, eccetera. Detto questo, andiamo a vedere come smontare questo NAS. Bene, armiamoci dunque di cacciaviti. Io ne ho preso uno a stella e uno piatto, anche se tutte le viti che troveremo saranno a stella. Come primo passaggio togliamo i quattro bay dal nostro NAS e li mettiamo da parte. Io ho già provvisto a togliere ovviamente gli hard disk installati dall'interno dei bay. Ora, come secondo passaggio, giriamo il nostro NAS e possiamo notare che vi sono tre viti che tengono chiuso lo chassis in alluminio, una in alto e due nelle parti basse. Iniziamo col rimuovere queste tre viti e mettiamole da parte. Ricordiamoci di non perderle ovviamente, perché altrimenti poi sarà poi un problema richiuderle e richiudere correttamente il prodotto, che si chiuderà, però mancheranno sempre delle viti. Una volta effettuata questa operazione, quindi la rimozione delle tre viti, facciamo scivolare all'indietro il nostro chassis e solleviamolo e rimuoviamo il coperchio. Quindi il primo passaggio, io adesso lo tolgo così almeno non si vede e non dà fastidio nella telecamera. Ora abbiamo praticamente rimosso la parte che copre il nostro NAS. Abbiamo sulla sinistra, guardandolo dal davanti, abbiamo la nostra scheda madre con il processore rivolto verso la parte interna. Per poter proseguire nello smontare tutto il prodotto, vi consiglio subito di rimuovere, spero che si veda nel video, il cavetto della ventola. Una volta rimosso, rimuoviamo sia il cavetto della ventola che il cavetto che parte dalla parte frontale del prodotto e si va ad installare sulla mainboard. Una volta effettuata questa operazione, proseguiamo con il rimuovere la griglia posteriore. Per farlo dobbiamo togliere le viti che troviamo sul retro. Possiamo decidere anche di lasciare, volendo, tanto non ci danno fastidio, le viti della ventola per non smontare la ventola. Se vogliamo smontarlo, lo possiamo fare successivamente. E per il resto, per rimuovere comunque tutto dall'interno dello chassis, scheda madre compresa, dovremo poi rimuovere tutte le viti, quindi possiamo farlo anche subito. Rimuoviamo quindi con calma le varie viti e mettiamole da parte. È un'operazione piuttosto semplice e veloce. Le viti sono quasi tutte uguali, quindi è difficile poi sbagliarsi in fase di rimontaggio, diciamo. Andiamo a togliere la vite qua in alto.
Ok, vedete che qui c'è il sigillo, adesso mi avvicino un po' alla telecamera, magari si vede un po' meglio, qua c'è il sigillo di garanzia con al di sotto una vite che è indispensabile da togliere per poter rimuovere la griglia posteriore e quindi anche la scheda madre. Per una volta fatta questa operazione, quindi per rimuovere questa vite, dovremo appunto rompere il sigillo e invaliderà la garanzia, quindi se avete il prodotto ancora in garanzia vi consiglio di non effettuare questa operazione. Prima di andare avanti vi ricordo, vi faccio comunque presente che se vogliamo aggiungere un banco di RAM al nostro NAS non c'è bisogno di smontarlo tutto. Una volta rimosso lo chassis trovate qui in alto l'alloggiamento per la memoria SODIMM DDR3, quindi questa, tutto quello che andrete a vedere è parte di quello che avete già visto, quindi la rimozione delle viti posteriori è così come anche lo scollegamento dei vari cavetti non è indispensabile per aggiungere un banco di memoria. Questa operazione serve solo, quello che sto facendo è solo per smontare completamente il prodotto, quindi se dovete aggiungere la memoria basta togliere lo chassis, infilare la memoria e richiudere lo chassis. Ma andiamo avanti nello smontare il nostro NAS. Per togliere la griglia troviamo lateralmente altre due viti, una da questa parte e una nella parte opposta. Andiamo dunque a rimuovere anche queste due viti. E una volta rimosse queste due viti andiamo a rimuovere le due viti che troviamo nella parte sottostante, diciamo nella parte bassa del NAS dove c'è l'etichetta e i piedini, giusto per intenderci, sul fondo, ecco. Togliamo queste due viti e mettiamole da parte. Ok, una volta rimosse queste viti la griglia posteriore verrà via. Noterete che all'interno del prodotto, adesso io non so se da qui vi riesco a farvelo vedere, spero di sì, vi sono dei pezzi di nastro che tengono attaccati i vari prodotti a un'altra parte del NAS stesso, come in questo caso vi è del nastro sopra la ventola. Rimuoviamolo facilmente. Una volta rimosso possiamo togliere la nostra griglia posteriore e ci ritroviamo praticamente con il NAS aperto. Qui c'è la nostra griglia con la ventola installata. Se volete rimuovere la ventola, cosa che io adesso non faccio, basterà ovviamente togliere le quattro viti esterne e la ventola verrà via. Adesso mettiamo da parte anche questa griglia posteriore e andiamo avanti nel rimuovere i vari pezzi e i vari componenti del nostro ASUSTOR. Qui troviamo immediatamente dopo, avanti alla ventola, la scheda inerente ai collegamenti SATA. Per rimuovere questa scheda è sufficiente togliere l'unica vite presente che la tiene saldamente attaccata alla struttura dei bay in metallo. Questa vite, che è diversa da quelle che finora abbiamo tolto, la mettiamo da parte e facciamo slittare qua. Adesso non so se si nota dalla videocamera, ma qui sono dei perni che tengono attaccata la scheda alla porta PCI. Basta, per togliere questa scheda basta far slittare la scheda e rimuoverla. È un'operazione realmente molto semplice. Abbiamo la nostra scheda
con le quattro porte SATA, l'abbiamo rimossa e la mettiamo da parte. Andiamo avanti per rimuovere la scheda madre. Giunti a questo punto, l'operazione è piuttosto semplice. Infatti troviamo quattro viti che la tengono ancorata alla struttura. Andiamo a rimuovere queste quattro viti. Vedete che ovviamente mi è rimasta, mi è cascata, possiamo rimuovere, ok, vite recuperata. Una volta tolte le quattro viti, per rimuovere la scheda basta farla slittare all'indietro ed ecco qui la nostra scheda madre. La nostra scheda madre, qua potrete trovare ovviamente il mi avvicino un po' a favore di camera. Qua trovate il processore Intel Celeron dual core da 2,41 GHz. Qua trovate il collegamento per la ventola. Qui abbiamo il firmware e il ricevitore infrarossi, la pila, la batteria, scusate, della nostra scheda, la porta PCI Express per la scheda dei connettori SATA. Quindi, come avete visto, smontare questo prodotto è un'operazione piuttosto semplice, rimontarlo è altrettanto semplice, basta fare l'operazione inversa. In questo connettore ovviamente va a collegarsi sulla parte frontale per i tasti di copia veloce e di accensione. Se volete togliere anche il pannello frontale, quindi anche la scheda relativa ai tasti di accensione e alla porta USB 3, trovate subito dietro, appunto, alla mascherina plastica frontale, una, due e tre viti. La terza è, scusate, dovrebbe essere da queste parti, una, due, tre, eccole qua, una, due e tre viti. Possiamo andare a rimuovere queste tre viti in maniera molto semplice. Queste sono viti, queste come le altre, tra l'altro, sono viti a stella che possiamo rimuovere velocemente. Consiglio sempre di fare queste operazioni con un cacciavite, se ce l'avete, un cacciavite magnetico, così almeno è più semplice raccogliere le viti. Ok, una volta tolte le tre viti noterete che lungo i bordi vi sono delle clip, una di qua e due di là. Una volta premute le clip basta spingere in avanti la mascherina. Se riuscite a farlo contemporaneamente è meglio, perché così almeno non va a piegarsi. Eccola qua, e se n'è venuta via. Operazione molto semplice, come potete vedere. Mettiamo via anche la mascherina e qui troviamo la nostra scheda relativa all'accensione, al tasto di accensione, al tasto di copia, al USB 3 frontale e ai vari LED che troviamo appunto sulla parte frontale. Per togliere questa scheda basta rimuovere le quattro viti presenti sul frontale. Lo facciamo giusto per completezza. Intanto che tolgo queste quattro viti, vi faccio notare che qui sulla parte frontale
abbiamo il ricevitore ad infrarossi che rimane nascosto dallo chassis. Dunque abbiamo rimosso anche la parte frontale e il nostro NAS è praticamente completamente esploso, ecco, e l'abbiamo smontato tutto. Rimontare è molto semplice, basta fare l'operazione al contrario. Vi lascio con il NAS completamente smontato, vi esorto a lasciare un commento e a registrarvi sul nostro portale xtremehardware.com. Se volete seguirci anche su YouTube saremo ben contenti. Per adesso dalla redazione e da me è tutto, un saluto a tutti, ciao a tutti.